Ero là dentro, ho sentito sbattere dei tonfi e poi sono uscito fuori e ho sentito dire chiamate la polizia. Assalto in una gioielleria di via Trento Trieste Centro Aretino, dove nella tardo pomeriggio di venerdì un uomo sulla Trentina è entrato in azione. Era già venuto l'altra settimana per vedere di una collana in crocifisso. Gli ha chiesto di fargli il pacchetto per questa roba e poi gli ha chiesto se gli incartava un vaso. Quindi lei è andata dietro per prendere la scatola, come è passata dietro, è saltato di qua e è andata a bloccarla dietro. Gli altri due di là hanno attraversato la strada, sono venuti, hanno aperto la cassaforte e hanno iniziato a buttare dentro la roba. Una persona di qua ha visto tutto, si è messa lì alla porta e ha iniziato a urlare chiamando la polizia. Però erano tre, questo era da solo, è scappato, una persona che passava con la macchina ha rischiato anche di investirli e sono scappati. Tutti ragazzotti dai 25 sotto i 30 anni. Lo scorso martedì nella stessa zona una rapina a mano armata in una pizzeria. In questo caso un bandito incappucciato ed armato di pistola si era fatto consegnare l'incasso. La cosa sta diventando preoccupante, oltre che la sicurezza individuale, personale, è anche quella che chi ha minimamente delle attività è soggetta in ogni momento ad avere furti, rapine e avere soprattutto spaventi. Altri furti sono stati messi a segno in via Lazio a pochi passi dal centro storico aretino. In azione un ladro in sella alla propria bici. Sarebbe stato proprio questo particolare a consentire ad alcuni residenti di individuare il malvivente. Una situazione da far west questa davvero. Abbiamo bisogno della polizia che sia qui a fare la ronda. Anni fa c'era il poliziotto di quartiere che ora non c'è più e abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di sicurezza. L'insicurezza cresce, di pari passo sembra stiano aumentando anche le richieste di porto d'armi.